E allora, no, ti ho fatto un video breve prima per dirti del fatto del babbo, insomma. No, vabbè, l'unica cosa è il discorso della sedia a rotelle, insomma, mi raccomando, cuore, perché non è per, cioè, alla fine, capito, anche i medici, se ti vedono che inizi a sfrecciare a destra e a sinistra, te la potrebbero anche togliere, insomma. Va bene, quindi tienila però. E anche perché fai anche movimento con le braccia, insomma, è buono, stai fermo, insomma. Ti puoi anche spostare, voglio dire. Vabbè. E poi niente, per il discorso del medico ho chiesto, però non mi ha dato risposta perché non ce la faceva proprio a scrivere. E mi ha detto solo che non sta bene. E basta, perché poi gli avevo chiesto anche quando doveva venire il medico, gli avevo detto anche, visto e considerato che adesso ci sei anche tu lì, cioè vorrei fare un salto così passo tutta la giornata lì, e ho detto so che se vuoi smuovi anche il mondo, ho detto dipende da te, quindi mo vediamo, mo vediamo, mo vediamo. Poi cosa gli ho detto? Ah, ho detto il fatto della cucina, di dare un menù più preciso, di far dare un menù più preciso sulle cose che ti devono preparare. Che più gli ho detto? Ah, queste cose qua, insomma. Però poi lui mi ha risposto in maniera molto breve e concisa, insomma, ha detto che... Allora, ha detto... Vabbè, ha detto, ciao Franco, ancora auguri, non sto bene. Provvederò per la sedia a rotelle. A presto, Franco. Non riesco più a scrivere. Babbo. Quindi stava proprio stremato, insomma. E mo vediamo, cuore mio, mo vediamo, mo vediamo. Ah, gli ho detto se è possibile, insomma, che... perché comunque il figliuolo comunque... Vuole vederti se è possibile, però nessuna risposta, corre, nessuna risposta. Evidentemente non sta assolutamente bene. Vabbè, vediamo un po'. Dai, cambiamo discorso. Senti, niente, io mo vado a mangiare e poi vi do ancora la continua. Sai cosa sto vedendo? Sto vedendo praticamente. Questo qua si chiama Felix Gallardo praticamente. È un ciapo messicano praticamente che negli anni '80 pensò bene da essere diciamo un poliziotto che faceva parte dei servizi segreti della CD in Messico lì, non mi ricordo come si chiama, insomma, formò un cartello, capito? Se è uscito dalla polizia, forma un cartello, però è un gran figlio di buona mamma perché ebbe contatti con tutta la politica messicana, no? E quindi lui praticamente che cosa fece? Ebbe poi attraverso alcuni dei contatti con dei colombiani, siccome i colombiani negli anni '80, insomma, esportavano polvere bianca in America, però questo non gli era stato più possibile farlo perché avevano iniziato ad avere problemi. Allora lui si offrì inizialmente come trasportatore, no? E quindi diciamo che la polvere doveva arrivare dal Messico e dal Messico poi doveva arrivare in America, insomma. Addirittura si parlava di cifre astronomiche proprio, cioè,
praticamente era un narcotraffico più vasto al mondo, praticamente, no? C'era tutto questo trasporto impressionante. E allora inizialmente entrò lui dove prendeva, ad esempio, prendeva provvigione sul trasporto, no? Poi quando si addentrò dentro, alla fine lui divenne il distributore. E i colombiani erano i produttori e facevano 50-50, facevano il 50%. Quindi si creò un impero impressionante con tutte le sue amicizie politiche e quant'altro. Però poi dopo, insomma, sbagliarono perché ci fu l'uccisione di un poliziotto della CIA americano e quindi questa cosa un po' sconvolse tutta la tranquillità, diciamo, del lavoro che faceva, perché no, lui era il pascià, era il sciapo, gestiva tutto, comprava tutto, amministrava tutti, pagava tutti e quindi faceva tutto questo, faceva, diciamo, da questo era questo, come si dice, era visto come il Cioè lui si occupava, hai capito, della distribuzione, dei trasporti aerei, cioè una compagnia aerea, aveva preso un po' di aerei, no, per il trasporto. Poi a un certo punto crearono un tunnel dal di sotto, praticamente che collegava una città del Messico con una città americana attraverso la strada, quindi costruirono un tunnel da sotto, passando da una casa all'altra. Beh, è una storia vera però, eh? È una storia verissima questa, ma molto affascinante. Vabbè, tu sai che a me piace vedere, mi piacciono questi film, insomma, e quindi lo sto vedendo tutto. Quindi mo, vediamo stasera un po' la continua. Niente, uno degli uomini più potenti, anzi, l'uomo più potente del Messico, Però poi fu preso, poi vedi quanto è figlio di buona mamma, quando sapeva, ad esempio, che oramai gli erano alle costole, quindi attraverso un avvocato fece fare una riunione e fece spartire praticamente tutto il suo potere attraverso più cartelli, cioè non c'era solo lui prima che comandava, prima era solo lui. Poi formò tanti cartelli in modo tale che veniva spartito questo lavoro fra i vari cartelli e quindi era più difficile bloccare il tutto. Quindi comunque c'era sempre il lavoro per tutti. Poi fu arrestato e poi dal 2022 è uscito dal carcere. Vabbè, dovrebbe avere più di 80 anni sicuramente. E gli hanno dato praticamente, prima gli diedero 40 anni di carcere. E poi niente, dovrebbe stare agli arresti domiciliari, insomma. Vabbè, fammi andare a vedere questa cosa. E niente, ci sentiamo dopo per la buonanotte, ok? Io prima di iniziare a vedere ti mando la buonanotte, se no poi mi attacco a vedere che mi piace. Vabbè, un bacio, un cuore e un abbraccio.